Ciao my darling, questo è il Venividi di 45 Years. Se siamo collegati anche su Instagram, tanto per darti una location temporale di quando questo sta succedendo per me, è la sera dello scorpione. Che effettivamente detta così suona un po' vago e vabbè, parliamo di tutt'altro. Questo film mi ha per certi versi piuttosto irritata. Come mi succede spesso mentre faccio i Venividi? Mentre parlo con te mi si chiariranno le idee e forse capirò perché questo film mi ha così infastidita. No, allora, una ragione mi è sicuramente chiara fin dall'inizio. Ora, sarà che due delle mie più care amiche si occupano del recupero e del salvataggio dei Galgo dalla Spagna e durante 45 Years si vede questa cosa. Ora, quello è secondo me senza dubbio un levriero con le mutande. Allora, c'è un no. No, c'è un limite a quello che la nostra specie può fare nel sovrastare tutte le altre specie. E mettere le mutande al cane, secondo me, no, è oltre questa linea. Adesso forse in caso in cui sia necessario per ragioni mediche, ovvio, cioè quando c'entrano ragioni mediche, ubi maior minor cessat, però se si tratta perché così non ho la sbatta quando sono in giro, no, secondo me non devi mettere le mutande al levriero, o sarò io. Ti metto anche il link nel box qui sotto all'associazione Salvacani, che non guasta mai. Dunque, è diretto da Andrew Hay, ho cercato online come si pronunci. Nel suo curriculum, pur lunghissimo, c'è poco e niente che io riconosco, se non il suo ruolo come apprendista editor ne Il Gladiatore. Scrive 45 Years su una storia breve di David Constantine. Vedi il discorso di qui sopra. I due ruoli principali sono la coppia che è protagonista di tutto il dramma, i Mercer. Lei è Kate, lui è Jeff. Kate è interpretata da Charlotte Rampling e lui è interpretato da Tom Kearney, che ha un curriculum infinito che non ti sto neanche a elencare, cioè neanche da Dottor Zivago, perché c'erano delle cose prima di Dottor Zivago. La storia è questa. Dunque, villaggio della campagna inglese, piuttosto anonimo, se non mi sbaglio è Norfolk, o appena fuori Norfolk, è veramente molto poco caratterizzato, una qualunque campagna inglese, anche nei suoi suoni, tant'è che le prime scene sono molto silenziose perché sono Kate che passeggia la mattina presto con il loro cane, che si chiama Max, secondo me. Si chiama Max? Credo che si chiami Max. Passeggia col cane. La campagna è verde, l'aria lo intuisci che è intrisa di umidità, il cielo è grigiolino. Se ci sei mai stato lo sai, la campagna inglese è esattamente così. Kate sta tornando a casa dalla passeggiata e incontra il postino, che è un suo ex studente. È molto intelligente il modo in cui viene droppata lì l'informazione che Kate faceva l'insegnante e adesso è in pensione. Torna a casa per trovare Jeff, che è sconvolto perché ha ricevuto una lettera, o meglio no, la riceve e la legge appena lei torna. La lettera gli arriva dalla Germania e lo informa di una cosa atroce, cioè è stata ritrovata profondamente sepolta nel ghiaccio la sua fidanzata di quando Jeff aveva 25-27 anni. I due stavano facendo una lunga escursione su per le Alpi e cercavano di arrivare in Italia e a un certo momento lei è caduta. Non l'hanno mai neanche trovata, è semplicemente stata data per morta e gli scrivono per fargli sapere che hanno trovato il suo corpo. E qua salta fuori uno dei punti cruciali della faccenda perché Jeff, sconvolto da questa notizia, si riferisce alla sua ragazza di allora come la mia Katia, che è un modo molto affettuoso, no, di metterla giù. E immediatamente, ecco una delle prime cose che mi irrita, Kate secondo me è di un'insensibilità micidiale. Cioè, quest'uomo che avrà 70 anni, io penso, si trova a ripensare a un episodio disastrosamente traumatico della sua vita e nella moglie incontra gelosia per una povera donna che è morta quando di anni ne aveva 27. Mi è sembrato molto miope come modo di fare di Kate, del personaggio di Kate. Cioè, sono 45 anni che sei sposata con quest'uomo, ok? E non sei in grado di concedergli questo sostegno? Poi per carità la faccenda ovviamente si complica perché il punto è che la storia comincia, secondo me, o il lunedì o il martedì di una settimana per il cui sabato è fissata la festa dei 45 anni di Jeff e di Kate. Avrebbero dovuto festeggiare l'anniversario dei 40 anni, ma Jeff aveva avuto delle noie di salute e quindi insomma si trovano a festeggiare quest'altro
traguardo che è un po' più strano, no? Numericamente. Durante questa settimana, però, ovviamente i sentimenti di entrambi non tanto si evolvono, quanto vengono scossi, ovviamente, da questa lettera e quello che ciò comporta. Il primo dialogo che Kate e Jeff fanno sull'argomento è, secondo me, la cartina tornasole di tutto il film. Cioè, avrebbe potuto chiamarsi Cose da non fare in 45 anni di matrimonio. Perché Jeff, dicendole la mia Katia, la mia Katia, ogni tanto intermezza: sono sicuro di avertene parlato, sono certo di avertelo detto, mi ricordo che te l'ho raccontato. E invece Kate o non se lo ricorda o non è vero che Jeff gliel'ha detto. Quindi il primo messaggio è: ci troviamo davanti a una coppia con comunicazione zero, evidentemente, no? Dopodiché si sviluppa. Non ti sto a raccontare più di tanto, però insomma, secondo me c'è una sorta di feel sliding doors, no? Di cui Jeff non è del tutto cosciente, perché Jeff sta, secondo me, soltanto facendo i conti con il passato, cosa che non ha fatto in 45 anni. Ecco, questo forse sì. Forse una parte di lui si rende conto che se non fosse successa quella tragedia lì, 50 anni prima, lui non avrebbe questa vita adesso, con una festa dei 45 anni. Anche Kate si accorge di questa cosa, ma lo colpevolizza. È questo che secondo me mi ha dato molto fastidio, anche perché il personaggio di Jeff è molto tenero, è molto malinconico, è un uomo che viene veramente disarcionato da questa notizia, lo vedi privo, quasi privo di punti di riferimento. Kate si incazza con lui per questo. Non lo so, non è il genere d'amore a cui sono abituata io. Specie, ecco, uno dei problemi può essere io non sono una persona gelosa e non capisco la gelosia. In questo caso poi, per carità, Jeff viene descritto da Kate stessa come un uomo molto emotivo e che vive i suoi sentimenti in modo molto profondo e permanente. Quindi se sai che lui è fatto così, come puoi incazzarti perché lui si comporta in un modo che sai essere il suo modo di fare? A un certo momento tutta questa irritazione mia in realtà viene semispiegata, nel senso che effettivamente a un certo momento c'è una specie di infodump, che però è fatto in modo molto intelligente e molto molto ben studiato. Allora, dopo quell'infodump entra un dato cruciale, allora di lì in poi posso capire. Prima, Kate, secondo me, è troppo rabbiosa con lui. In generale è un film, mi sa che l'ho già detto, molto silenzioso e molto quotidiano. Ecco, una cosa che mi è piaciuta è il fatto che la telecamera scelga di rimanere sui suoi soggetti anche in momenti che probabilmente tanti altri film avrebbero tagliato. A un certo momento Kate sta andando a vedere il posto dove terranno la festa e l'organizzatore della festa deve uscire un attimo da questa grande sala per andare a prendere qualcos'altro da farle vedere. E quindi lei sta in questa grossa stanza vuota, immagina grande come una palestra da scuola, che si guarda intorno e non fa niente di importante se non essere Kate. E secondo me è stato un modo molto intelligente di rimanere stretti e vicini a un personaggio di cui devi sentire delle pulsioni talmente intime che ti ci devi sentire vicino, ecco. Questa è la spiegazione che mi sono data io. Questo non è tanto un film in cui devi decidere chi dei due abbia ragione, secondo me. Sono due modi diversi di affrontare la vita e il passato. Però c'è sicuramente qualcosa che non ha funzionato tra Jeff e Kate nel parlare, specie dopo que ok, quello non te lo posso dire. Charlotte Rampling, allora, secondo me lei è un'attrice straordinaria, anche qui è di una bravura incredibile, ha un viso che secondo me è perfetto per dare un senso di immediata autorità a quello che dice, ma qui deve essere una moglie normale ed è affettuosa. Specie all'inizio e si sforza, secondo me, in quel tipo di amore che dà più per ricevere indietro che per dare e basta. Però vabbè, una cosa mia, perché allora ecco qual è uno dei problemi. Per me è un grave trigger quando un personaggio usa una propria insicurezza o debolezza o incertezza e secondo me con fare manipolatorio incolpa un altro personaggio di una coppia poi in questo caso della propria sofferenza. Ecco. E questo secondo me poteva valere per tre quarti del film. Dopo l'infodump forse un po' meno. Però ci manca tutto un. Ecco, il problema dell'infodump, non ti sto dicendo niente. Però questa la devo dire. Il problema dell'infodump è che non viene secondo me del tutto disossato. Cioè a quel punto avrei voluto che,
Cioè, almeno parliamone di questo, no? Invece no, nessuno parla mai di un cazzo. Non è un film piacevole per quello che è stata la mia esperienza. Perché se l'atmosfera, l'ambiente è molto bello, se ti piace la campagna inglese è molto bello perché è un ritratto molto realistico. È proprio un villaggetto piccolo, senza niente per cui scrivere a casa. Tutto il resto è molto quotidiano a sua volta, ma non è un quotidiano sereno, non è un quotidiano disteso e non è un quotidiano in cui per me sia stato piacevole sentirsi immersi, specie per questo sospetto di costante manipolazione da parte di Kate su Jeff e di assoluta chiusura di Jeff verso Kate, perché comunque in questo, dicevo, non è un film in cui fermarsi a dire chi ha ragione. Cioè, mi sembra che per come vengono disegnati i personaggi sia un solito caso di 50-50, ecco, di concorso di colpa. Per la natura di come sono fatti loro due non poteva andare diversamente, ecco. No, prima allora stavo parlando di Charlotte Rampling. In questo caso ho degli appunti molto brevi su questo film ed è la ragione per cui sto andando veramente a casaccio e credo di essere saltata da un argomento all'altro. Charlotte Rampling, ho letto peraltro, ti metto il link, un'intervista in cui accenna al fatto che quella famosa dichiarazione riguardo agli Oscar sia stata malinterpretata e ovviamente citata fuori contesto, eccetera, eccetera. La dichiarazione in questione era quando si è cominciato a parlare del fatto che tutti i candidati agli Oscar siano bianchi, ha detto questa frase: ah, si vede che nessuno degli attori di colore è stato abbastanza bravo per meritarsi una nomination. Che allora, se vogliamo uscire dalla politically correctness che ha paralizzato il mondo contemporaneo in cui ci troviamo, estratto tutto quanto in una sorta di vuoto, senza attrito, no? Come si fanno le formule in fisica, è ovvio che se fossimo in un panorama di assoluta meritocrazia, un'affermazione del genere avrebbe un senso. Potrebbe valere per tutti, cioè allora potrei dire, beh sì certo, allora nessuno con gli occhi azzurri è stato candidato perché si vede che non sono stati bravi abbastanza. Allora o lei è eccezionalmente ingenua o non si è resa conto che è utopico pensare che viviamo in un mondo in cui veramente alla base delle nomination degli Oscar ci sia la meritocrazia, perché noi ci divertiamo ed è una cerimonia buffa e ne parliamo tutti ed è una cosa che ci accomuna e lo facciamo tutti gli anni e va benissimo, però non trattiamolo come se fosse il metro assoluto di capacità cinematografica sotto nessun punto di vista, vero? Le chance di 45 Years. Dunque, ho controllato e 45 Years è in gara soltanto con la candidatura come migliore attrice, cioè non che sia poco, però ecco, è una nomination soltanto. Sarei davvero curiosa che tu vedessi questo film e mi dicessi se hai avuto la mia stessa impressione. O se, perché io sono una persona piuttosto chiusa, mi sono sentita automaticamente più vicina a Jeff, ma è una questione di natura? E allora questo film può essere usato come termometro per capire su da quale lato dello spettro si tenda? Guarda, se hai tempo, anche solo per i panorami e l'intensità della recitazione di tutti i coinvolti, guarda 45 Years e poi fammi sapere cosa ne pensi. Fammi sapere se è una specie di Myers-Briggs. Myers-Briggs è il solito test, quello che abbiamo fatto, quando è stato? Quest'estate? Quello introverso, estroversi, eccetera, eccetera. Ti metto il link anche di quello. Quindi ecco, my darling, come sempre, forse in questa istanza anche più del solito, aspetto di sapere cosa ne pensi. Per questo film, come per tutti gli altri candidati all'Oscar 2016, ormai ci siamo. Qui sotto il bottone per non perdersi nessuno dei video a venire e a YouTube piacendo sapere quando faccio un video nuovo. Questo perché le email di YouTube che ti avvertono dei nuovi video sono un po' imprevedibili. Tutti i link possibili sono nel box. Le tue previsioni vanno sotto il video dell'Oscar Contest, così possiamo andare al cinema insieme. E io come sempre ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!